con Elisabetta vi porto nei cocktail analcolici, talmente tanto analcolici che dentro i bicchieri del cocktail che c'è acqua. Complimenti, no, la scelta genuina. Solo per i pesi, i cocktail ha tutto altro meno che acqua. Però anche qua per terra c'è acqua, 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 acqua. Incolliamo tanta roba e abbiamo bisogno di tanti pesi, allora mettiamo l'acqua. Aspetta, ma allora sto anno io guardavo un po' i vari nomi, cioè, ma vi sembra che hai tutti quando avete deciso cioè, chi di insetti, chi i veleni, chi i green, che tante cose green con la raccolta differenziata a Muia che sta proprio in piena, voi bevemo che le sola, perché fondamentalmente quando te parli da cocktail bevemo che le sola, che sfilata sarà sta qua? Auguro che sia uno spettacolo di strada molto bello e particolare, partecipato, e che tanta gente si diverti a guardarne noi che faremo poco i pagliazzi, ecco. Faremo passare qualche ora in allegria per dimenticare le beghe, cassonetti. Qua sotto, vieni qua sotto. Qua sotto cosa sei la differenziata? Che sei sacchetti mari? Sì, sono una differenziata un po' particolare, cose. Qualche vestito vecchio che si può sempre utilizzare perché noi siamo per il riciclo. Senti, perché cocktail? Perché scolorati, perché ti dà il morbino, perché ti fa star bene, perché ti fa passare un attimino, qualche ora in allegria con gli amici, senza pensieri. Chi fa lo shaker? Lo shaker saremo tutti noi degli shaker, saremo tutti noi shakerati. Da quel giorno se bevi o solo se guarda? Ahimè, se dovrà solo guardare in quel momento, e per bever abbiamo tante osterie che se poi voglio tranquillamente andare a visitare dopo. Ascolta, allora, sto anno invece cambia le porte, sto anno non c'è freddo per il momento. Per il momento, abbiamo visto le previsioni, non c'è proprio tra le più rose questi giorni, però... Sarà una sorpresa in realtà, perché sarà un po' di vento e può essere un po' di pioggia, quelle vie di mezzo dove il tempo farà la sua carnevalata, dovete farà o trovare una giornata bella o una giornata... Oh, e scherzi che sta per carnevale, perciò noi ci aspettiamo di tutto e saremo pronti. Da cosa sta facendo la tua amica, compagna di viaggio? Sta preparando le cannucce per degustare meglio i vari tipi di cocktail che prepareremo. Però scusi, ma quindi il tuo color di cavai con la cannuccia ha un senso, ha un motivo? Il mio è viola bora, mi son bora dalla testa ai piedi, perciò anche i cavai. E ti son, cattiva come la bora, quello sulla forte anche a casa? E qualche volta sì, però la bora è sempre amata dai triestini, perciò qualche dume volerà ben lo stesso. Ascolta un attimo, vedo che man mano che si sta finendo i carri non c'è più spazio, ma le ultime 48 ore per entrare qua con le ali? No, scavalchiamo, fermo veramente un percorso di guerra tra un carro e l'altro, cercando di evitare di far danni ovviamente. Allora, adesso insieme, che io ho già dimenticato il suo nome, andiamo a vedere anche l'ala ristoro, perché ovviamente, insomma, l'ala ristoro, aspetta che se torna indietro che si è rotto il cavo, andiamo a vedere l'ala ristoro, perché l'ala ristoro è una di quelle cose immancabili in ogni compagnia del carnevale, quindi noi da buoni facciamo un po', sai, ormai van di moda, noi i programmi di cucina, allora fermo restando che buon quasi acqua in abbondanza, chi cucina per voi? Ah, la moglie del presso è diventata la nostra mammina che ne cura e ne prepara de maniare. Non solo, anche la moglie del re carnevale ne prepara sughetti pronti per maniare qua. E continuare a lavorare ovviamente. No, vieni qua, perché vedi, c'è il panettone, c'è la Nutella, c'è l'olio, vieni più qua, proprio c'è una credenza ben fornita. E poi dopo c'è anche un pezzo da museo. Perché, sposta tu che non fermo danni, c'è un bel pezzo da museo, proprio quello da... starebbe bene in Porto Vecchio, perché c'è anche la vecchia gloriosa dove si cucinava una volta, che è veramente un opera d'arte. Quasi dai, sì, un trash un po' parte, va.
molto trash. Ma per restare in tema delle scovazze, Muia. Ascolta, ma nessuno aveva voglia di portarla in scovazza, che cosa qua? Ora funziona. Se la funziona, se devi usarla fino a fine. La funziona? Certo. Se no, non era qua per noi. Insomma, diciamo che questa è una cucina piccola ma moderna, perché c'è tutto. Sì, sì, molto, molto funzionale, ecco. Se poi non funziona, qua dentro si pinza ed è tutto di più, quindi la distruggiamo e la portiamo in discarica. Buon cocktail. Grazie altrettanto a voi, buon divertimento, ciao.